Buongiorno, Roma è deserta per motivi di calendario. Oggi è la festa patronale e i nostri patroni sono un certo peso. Se non facessi il lavoro che faccio, in questo momento probabilmente sarei in Puglia, che è una regione che amo come tutte le altre regioni italiane, e invece sto andando con altri colleghi a fare una cosa utile, che è votare gli emendamenti al disegno di legge delega sulla riforma del fisco. Il primo intervento sistematico su questa materia così delicata, la materia per decidere la quale sono nati i parlamenti, dopo 50 anni, sostanzialmente 50 anni precisi dall'ultimo intervento sistematico all'inizio degli anni 70. Cose utili si fanno, ma si fanno anche cose inutili in Parlamento, come condurre dibattiti basati sul nulla o condurre dibattiti anacronistici. Non è una valutazione negativa dell'attività parlamentare, è una constatazione che deriva dal fatto che naturalmente nel Parlamento esiste, deve esistere una tensione sincera verso la soluzione dei problemi del Paese, ma esiste anche, come è normale che sia in qualsiasi contesto, che è anche un contesto agonistico, un contesto in cui ci si confronta per prevalere gli uni sugli altri, esiste anche una dimensione che strategica non è, che è puramente tattica, che non è fatta di aiutare il Paese ad andare avanti, ma è fatta di mettere in difficoltà l'avversario, che però in Parlamento, se ha i numeri, può fottersene e secondo me dovrebbe tranquillamente fottersene. Un esempio è il dibattito sul MES, un dibattito al quale, ecco, io mi sento molto in colpa con uno dei pochi giornalisti, diciamo, cortesi e come dire, equilibrati, nel senso che se ti fa una domanda ascolta e trasmette la risposta, che è la Franco Palazzolo, al cui ho rifiutato un'intervista sul MES, non perché non sappia che cosa dire, non perché mi sia stancato di dirlo, ma gli ho risposto scherzando affettuosamente, dico: beh, però dovremmo rimettere le lancette del calendario, no? Siamo nel 2023, il dibattito sul MES è un dibattito che si sarebbe dovuto fare nel 2012, non lo si è fatto sulla spinta di un'urgenza che è sempre una cattiva consigliera, ma che almeno in quel contesto poteva essere motivata dalla turbolenza dei mercati finanziari, che adesso non c'è. Quindi sinceramente forse anche no, magari parliamo di altro, la verità è che purtroppo il tempo di parlare non c'è. Ma anche dai dibattiti inutili, diciamo, e anche dall'opposizione, come mi si dice che in una nota canzone italiana si affermi che accada dall'etame, se non sbaglio, può nascere un fiore. E il fiore è nato ieri, perché ieri finalmente è stata detta in aula da parte del nostro Premier una verità che a chi segue il lavoro che faccio non apparrà di originalità sconvolgente. Potrebbe sembrare banale, però non è banale per chi l'ha detta e per il ruolo dove l'ha detta. Cioè, finalmente è stato espresso, seppure in forma dubitativa,
seppure in forma paradossale, cioè nella forma del sarebbe assurdo se... Che cosa? Il fatto che invece non è dubitativo, è così e non è paradossale, è pacifico, il fatto che, diciamo, sostanzialmente le istituzioni europee sono vissute dal Partito Democratico come un'assicurazione sulla vita, perché sono quello che consente al Partito Democratico di ricattare i governi democraticamente eletti in Italia quando non sono governi democraticamente eletti del Partito Democratico. Intanto i governi democraticamente eletti, scusatemi, purtroppo sono reduce da una rassegna stampa e parlo come un giornalista, i governi non vengono eletti. L'espressione è un pochino più complicata, noi non siamo giornalisti, abbiamo il tempo dell'approfondimento e quindi possiamo dirlo. I governi, espressione di una maggioranza, risultato delle urne, d'accordo? Che una maggioranza, una fiducia, non la si nega a nessuno se ci sono istituzioni, le solite, che esercitano il loro potere di moral suasion, ma è abbastanza chiaro che, come dire, Monti era un premier di un certo tipo, veniva da un processo politico di un certo tipo, guarda caso quello iniziato con il sorrisetto fra due attualmente falliti e allora padroni del mondo che erano la Sarkozy e Merkel. Meloni è un premier di un altro tipo, risultato di un processo politico di un altro tipo, paradossalmente iniziato tutto sommato dallo stesso sorrisetto fra Sarkozy e Merkel, cioè dalla deposizione di un premier che aveva saputo vincere nelle elezioni, il defunto Silvio Berlusconi, come sapete, e che era stato, diciamo così, deposto a botte di sorrisetti e spread. Poi la storia non la sa nessuno, e più sei dentro i palazzi e frequenti quelli che pensano di sapere le cose, e più ti rendi conto che in realtà nessuno sa la verità, perché di verità ce ne sono tante quante le persone che incontri, ma è normale che sia così. Comunque sì, il punto è esattamente questo, cioè noi banalmente riusciamo a permetterci un'istituzione così invasiva e pervasiva nella vita quotidiana dei cittadini, ma anche in quella delle istituzioni, tale da sostanzialmente ostacolare o addirittura in alcuni casi bloccare l'attività di un governo, laddove una parte politica decida di farne un uso strumentale per affermare la propria supremazia sull'altra parte politica, nei casi in cui quest'altra parte politica abbia avuto il consenso della maggioranza degli elettori? La mia risposta è nella domanda, ed è chiaramente no, noi questa roba qui non possiamo permettercela. Vi dico una cosa che non è successa, che non è successa all'autore di un blog che non c'è e che quindi, non essendoci, non ha potuto essere letto e non ha potuto cambiare e non ha potuto incidere sul processo di cui parlavamo, cioè quello di ribellione degli italiani a un certo tipo di eterodirezione della loro vita politica. Un giorno mi dicono, si tramanda, è una leggenda metropolitana, che questo blogger insignificante si sia trovato a parlare con delle persone, diciamo, molto informate, d'accordo? Persone, diciamo, delle persone per le quali l'informazione è un mestiere, e non sono giornalisti, non devo spiegarvi di più. E queste persone molto informate, fa parte del loro essere informate il preoccuparsi delle ingerenze di altri paesi negli interessi strategici, economici del nostro. E meno male che c'è qualcuno che ci pensa. E si riporta, ma sicuramente non è successo, e comunque io non so se è successo,
che questo blogger gli abbia chiesto: scusate, ma voi vi preoccupate delle ingerenze, ma vi rendete conto che l'Unione Europea è l'istituzionalizzazione dell'ingerenza negli interessi del nostro paese? Perché, diciamo così, volendo parlare fra noi, no? Volendo riflettere su un'idea di paese, questo è il discrimine. Cioè, il discrimine è fra chi ammette questo dato di fatto, ed è un dato di fatto che ieri il Premier sostanzialmente ha riconosciuto in aula, no? Perché nel momento in cui dice sarebbe, sempre nella forma del paradosso, dell'iperbole e dell'ipotesi, sarebbe assurdo se una parte politica sfruttasse le istituzioni europee per prevalere su, lo fa, e quindi le istituzioni europee purtroppo sono l'istituzionalizzazione dell'ingerenza di interessi esteri, nella misura in cui si prestano naturaliter oggettivamente a giochetti di questo tipo. E qui possiamo saldare questa riflessione, che ripeto per noi non è originale, con un'altra riflessione che vi sottoposi, vi offersi tanti anni fa, che era quella di Václav Klaus sul significato dell'integrazione fra paesi, no? E Václav Klaus faceva un'osservazione da manuale di economia. Noi sappiamo dall'economia che nulla è solo buono e solo cattivo, e non ci sono pasti gratis, e sappiamo però anche un'altra cosa, che qualsiasi cosa, se si esagera, diventa cattiva, cioè produce risultati controproducenti, ha un'efficacia negativa, d'accordo? È quella che si chiama la legge dei rendimenti decrescenti. E l'ipotesi di Václav Klaus, in quel suo libro molto snello, molto, molto appassionato e molto lucido, era appunto che il processo di integrazione europea fosse entrato, essendosi spinto troppo oltre, in una fase di rendimenti decrescenti, cioè in una fase in cui restituiva meno ai paesi, a tutti i paesi, di quello che i paesi davano. E questa è un'ipotesi sulla quale bisogna continuare a riflettere con serietà. Io, per esempio, ieri ve l'ho raccontato, cioè non ve l'ho raccontato nel blog che non c'è, e di cui non sono l'autore, sono stato relatore di un parere favorevole a una cosa che secondo me andava, diciamo, sono abbastanza combattuto, perché poi ti prendono per sfinimento, no? Siccome anche voi, popolo sovrano, nella vostra infinita saggezza avete deciso che dobbiamo essere in quattro gatti a opporci a migliaia di persone, poi c'è il giorno in cui uno deve fare anche altre cose e magari non mette tutta l'energia, tutto lo studio, tutto il lavoro necessario per opporsi come dovrebbe, tanto alla fine, diciamo così, in questo contesto il presupposto di tutto quello che ci siamo detti finora è che opporsi è sostanzialmente inutile, purtroppo. Ma insomma, ho dato un parere favorevole a sta roba sulle materie prime. Il parere favorevole era sulla sussidiarietà, cioè sull'idea che nell'ambito delle materie prime l'Europa potesse aiutarci a fare delle cose che da soli non riuscivamo a fare. Ma è chiaramente una fesseria, cioè io ho messo la mia firma e la mia faccia pro bono pacis su una fesseria, spiegando le cose come stavano nella premessa del parere. Ma scusate, ma come possiamo immaginare che quelli che hanno causato comunque una fragilità, perché si sono affidati interamente ai russi, sulla base del presupposto che questo faceva comodo a loro perché erano vicini alla Russia, siano in grado adesso di fare una strategia che serva a qualcos'altro che non sia risolvere i problemi loro? È ovvio che tutto il discorso sulle materie prime che porta avanti l'Europa oggi è finalizzato a risolvere i problemi delle aziende tedesche, non i nostri, e quindi sussidiarietà è una sega, purtroppo. Ma adesso su questo naturalmente ci attrezzeremo, tanto ogni giorno arriva una nuova puttanata sulla quale ci viene chiesto di esprimerci, e lo faremo. L'importante è che si cominci a dire di no, o che quantomeno si scriva
chiaro e tondo che quello che loro vogliono noi lo sappiamo e che non siamo d'accordo. Vabbè, quindi, come dire, piano piano si scoprono gli altarini. Io sono arrivato, vado a votare, vi lascio.